Domenica Live, Irene Pivetti in lacrime, il ricordo del matrimonio. Irene Pivetti ricorda il suo matrimonio e piange a Domenica Live. Irene Pivetti è stata una delle ospiti della puntata di oggi di Domenica Live, e in studio si è commossa più volte grazie agli emozionanti servizi preparati da Barbara D'Urso. Tuttavia, è stato il video del suo matrimonio con il suo ex Alberto Brambilla a farla crollare. A proposito di questo, l'ex presidente della Camera ha precisato che non si è pentita affatto di aver fatto quel grande passo, nonostante la sua relazione fosse naufragata poco tempo dopo. In fondo, l'amore con Alberto ha fatto nascere due bellissime creature, e una di queste, Ludovica, durante questa estate l'ha resa ancora più orgogliosa. All'età di soli 19 anni si è infatti già recata all'altare, le immagini dell'evento sono state mandate in onda nello studio di Barbara D'Urso, e alla visione dei video la Pivetti si è nuovamente commossa. Il matrimonio della figlia si è svolto in modo molto semplice, con poche persone e senza sfarzi, ma è stato proprio questo a rendere felice la camaleontica Irene. Dalla D'Urso ha infatti affermato di essere stata contentissima di avere avuto vicino a sé gli amici di sempre, e ovviamente di vedere la figlia al settimo cielo. Domenica Live, Irene Pivetti si commuove in studio con le immagini del matrimonio. A Domenica Live Irene Pivetti ha anche dichiarato di non temere l'età, alla fine bisogna accettarsi ed essere fieri di ciò che si è. Insomma, cosa farà quindi quando diventerà nonna? L'ex presidente della Camera ha risposto anche a questo e ha dichiarato di essere già pronta. La figlia e il suo nuovo marito hanno infatti già preso un cane e quando Irene va a trovarli a casa, Ludovica ordina all'animale di andare a salutare la nonna. Inoltre, Barbara D'Urso ha deciso di fare un altro regalo alla Pivetti. Il padre infatti ha dedicato alla figlia delle meravigliose parole, tra cui queste. Irene ha un unico vizio, che è quello di rimettersi sempre in gioco, sono sicuro che non la sentirò mai dire che è soddisfatta pienamente. A Domenica Live sia la conduttrice che la sua ospite hanno ricordato la grandezza della sorella e attrice Veronica Pivetti ed infine l'intervista si è conclusa con un ballo, in ricordo dell'esperienza che Irene ha attraversato all'interno del talent di Rai 1 Ballando con le Stelle.